Pubblicità. Novillo Costruzioni Group, azienda certificata pronta a soddisfare ogni tua esigenza nel campo della edilizia commerciale, edilizia residenziale, ma anche residence casa vacanza, con sedi dislocate nel territorio nazionale. Puoi trovarci a Salerno, Olbia, Roma, Avellino. Per tutte le info chiama il referente geometra Carmine Novillo al numero 335-78-09897. La sede legale ad Ercolano alla via Panoramica 73. Novillo Costruzioni Group. Accorcia le distanze tra te e il tuo sogno. Questo amore forse a pezzi sì. Amore, lo sapevo che questa casa era troppo grande per noi due. 300 metri quadrati sono impossibili da riscaldare e soprattutto una spesa troppo grande da gestire. Cambiamo casa, ce ne andiamo io e te, due cuori e una capanna. Cara, lo sai che non sono ancora pronto per questo. Piuttosto, sai cosa ho letto su Facebook? Che con il biotermocamino Helios, multicombustibile a legna, pellet e nocciolino, possiamo riscaldare fino a 300 metri quadri ed avere l'acqua calda sanitaria fino al giorno dopo. Quindi mi stai dicendo che il sogno di vivere in una casa accogliente, calda e soprattutto ecologica potrebbe avverarsi? Però se poi lo compriamo e non siamo soddisfatti? Helios ha la soluzione anche a questo. Offre infatti la garanzia 100 giorni soddisfatti o rimborsati e in più possiamo godere delle detrazioni fiscali previste. Ma poi due cuori e la capanna? Io scappo da Helios. Helios Tecnologie lo trovi a Flumeri presso la zona industriale. Visita il sito www.heliostecnologie.it o seguici su Facebook e Instagram. Per tutte le info chiamalo 0825 443004. Altec SRL, azienda leader nell'attività di stampaggio di lamiera a freddo, progettazione e realizzazione di attrezzature automotive e ferroviarie. Specializzata anche in elementi di alta precisione per il settore aeronautico, alimentare e carpenteria. Altec SRL è a Mano Calzati, alla Contrada Piani, strada statale bis. Per info chiamalo 0825 183 1297 oppure scrivi a info@altec-srl.it. Altec SRL, professionalità e avanguardia. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri, creazione grafica e video per le nostre pagine social. Pagina dedicata sul nostro sito web, intervista in studio o direttamente nella tua azienda. Formula personalizzata di 6 mesi e un anno. Allora blocca adesso e paghi fra 60 giorni. Cosa aspetti? Chiama il numero 339-4560-657 o il 328-8812-506, ma puoi scrivere una mail anche a cosmoradiotaurasi@libero.it. CRT Radio, una vetrina sempre accesa sulla tua attività. CRT, la tua radio. Dottor Jekyll o Mr. Hyde? Dottor Jekyll. Vittima o carnefice? Carnefice. Sesso o amore? Sesso. Angeli o demoni? Non so. Aspetta, credo che Stefano ed Ezio possano aiutarti.
Angeli e Demoni con Stefano Ciampa ed Ezio Liccardi su CRT Radio. E tu, di che team sei? Taglie sulla testa, se stare in strada è un peso, sono cresciuto in palestra. In questa bufera di perfetto c'è solo la tempesta. Voglio lasciare la city e non metterci più piede. Sono cresciuto occhio per occhio e occhio si vede. Com'è che qua giù soli senza Dio hanno fede? Io coi tunnel sotto i poster appesi alla parete. Rockstar, Johnny Cash, vesto Man in Black. Mi travesto per integrarmi, alieno Man in Black. Yeah, fast life, fast food, vita Shake Shack. In questa scena crocco bene in mezzo ai Take That. Quanti giorni a progettare fughe via di qua. Strano sentirmi straniero nella mia città. Cado solo per rialzarmi, sono affari miei. Anche un mare di persone non lo sa chi sei. Angeli e demoni, Angeli e demoni, Allora, stasera problemi tecnici sotto tutti i punti di vista. Ma mi sa che l'ha aggiustato il mouse. L'ha aggiustato il mouse. Vediamo. Sì, è vero, accetto, infatti. Allora, stasera, cuffie, mascherina, cappello, occhiali da sole. Vabbè, se ci guardate su Facebook potete rendervene conto di come stiamo messi male. Però stasera, come si vuol dire, abbiamo mala capa, Stefano. Sì, assolutamente sì. Stasera ci vogliamo soltanto divertire. Sì, anche perché noi già vi immaginiamo sulla poltrona, sul divano, a vedere la partita, interview, dai che palle, sempre queste partite, basta partite, ascoltateci, non più. Cioè prendete esempio da Stefano, che in realtà lui è tifoso interista, stasera sta qua. Mamma mia, veramente, stai sentendo, è un grande sacrificio, però sostengo la mia squadra, sì, nonostante sì, sia sì, qui, guarda, forza Inter. Oh, come ti permetti? Ah, scusate. Allora, qua siamo in terra avellinese, dobbiamo dire solamente forza Avellino. No, forza Avellino. Vabbè, non parliamo di calcio, di nostre passioni, il cuore legato altre cose, ma parliamo di questa puntata bellissima, la seconda, Angeli e Demoni. Oh, vogliamo ringraziare le 1200 persone che hanno visualizzato la nostra puntata. Vi ringraziamo veramente, siete stati tantissimi e gentilissimi, perché insomma io non mi ascolterei. No, invece io trovo piacere ad ascoltarmi, Ezio. È vero? Sì, nonostante abbiamo non delle voci spettacolari, però possiamo... Vanno a cagare proprio. Però no, è vero, ci siamo divertiti tante volte, perché abbiamo intenzione di migliorare. Perché l'altra volta era la prima puntata, quindi... Eravamo un po' impreparati, perché abbiamo studiato. Però il ragazzo studia e rende. Il problema è il tempo. Invece adesso stiamo proprio alla grande. Ragazzi, stasera è una puntata incredibile. Primo, perché ci saranno messaggi da casa che voi avete mandato, ci sarà la telefonata, quella da sorpresa, non sappiamo, scherzo telefonico, cazzo. Abbiamo fatto una lista bello di 10 numeri, speriamo che uno di questi risponda, perché altrimenti stiamo a telefono. Però noi, se vediamo che i primi due non rispondono, togliamo la testa al topo, come si suol dire, vero? Toro. Sì? No, al toro, non al topo, vabbè. Allora, quindi siamo qui, seconda puntata, e sai che ti dico? Mo mi levo il cappello, perché voglio mettere bene le cuffie. Ok, metto bene le cuffie. Intanto noi siamo anche in diretta Instagram, che spettacolo, certo. Ciao ragazzi a tutti, però andateci a seguire su Facebook, quindi amici di Instagram, ci vediamo dopo, grazie. Allora, che volevo dire? Volevo dire questo, Stefano, che noi dobbiamo lanciare il sondaggio, il famoso sondaggio che, insomma, inizio serata diamo per far scegliere quale sarà, diciamo, il prossimo ospite della prossima serata. Allora, questo sondaggio abbiamo fatto sta settimana, chi vedeva di fronte? Madame e... No! Urubutu! Quello di questa settimana, chi vedeva? Questa settimana Urubutu. Murubutu e Caparezza. Sì. Chi ha vinto? Ha vinto Caparezza. Ma di gran lunga. Ma chi cazzo lo conosce a sto Murubutu? Si saranno fatti questa domanda i nostri amici, e quindi hanno risposto Caparezza. Caparezza è fortissimo. Caparezza è fortissimo, ragazzi. Piace tanto. Perché si chiama Caparezza? Perché c'aveva il capellone. La Caparezza. Il suo dialetto, quello pugliese. Insomma, lo chiamavano Caparezza. Sì. Insomma, parleremo durante la serata di Caparezza, ascolteremo le sue canzoncine, però adesso lanciamo quello che è il sondaggio della prossima settimana. Quello che da domani andrà sui nostri profili, ok. Quale sarà? Chadia Rodriguez. Buona. Abbiamo scelto bene. E poi ci sarà anche la Madame.
un po' meno. No, un po' però meno, bravo, però bravissimo, molto bravo, bravissimo, molto bravo. Ciao Di Rodriguez. Vabbè, voi le conoscete, domani andrà questo sondaggio. Chi vincerà la settimana prossima sarà ospite qui con noi. Sceglieremo tre canzoni, anzi, faremo scegliere a voi, perché anche le canzoni le sceglierete voi, sì. Perché noi avevamo scelto tre canzoni, invece due sono state confermate e l'altra invece l'avete decisa proprio voi. Decisa voi. E quella ci porterà veramente lontano, la canzone che avete scelto voi. Va bene, comunque passiamo alle cose spicciole, perché noi abbiamo ben pensato che invece di parlarne troppo tardi della ricetta, ne parliamo adesso. Ne parliamo adesso, entriamo nel mondo delle ricette di Stefano. Di Stefano, eccomi qua. Ci vorrebbe una musichetta, una cosa. Sì, ma gliela metteremo. Non c'è niente. Vabbè, te la faccio io. Ok, le ricette di Stefano. Stefano, ecco, stiamo sera, in Puglia. In Puglia, ambito pugliese, quindi Caparezza, quindi le cartellate di carnevale. Mamma mia, hai scelto benissimo, insomma, sì. Siamo quasi vicino al carnevale, quindi sì. Quale massaia domani non inizierà a fare le sue cartellate pugliesi, che forse sapranno anche fare. Certamente. Ma noi vi diamo una ricetta fantastica, quindi come si suol dire, carta, penna e calamaio, e scrivete questa grandissima ricetta pugliese. Ecco, le cartellate. Stefano, le cartellate. Allora, pugliese. Le cartellate, innanzitutto dovete avere i seguenti ingredienti, altrimenti ovviamente non allora, possiamo. Allora riavvolgiamo il nastro. Sì. Per quante persone? Una buona ricetta, facciamo, insomma, inizia dalla 8-9 persone. 8-9 persone, insomma, 44-50 cartellate. 57. Vanno bene per 7-8 persone, 57 sì. Cartellate. Allora, gli ingredienti per 57 cartellate. Allora, innanzitutto la farina deve essere 00 00 è un 1 a 1 1 a 1 non va bene. Non va bene 1 a 0 0 0 a 0 senza reti. Secondo te ridere. Secondo te quanta farina 00? Quanta farina 00? Lui direbbe un chilo e due, sì. Non 1200. 1200 che sarebbe? Un chilo e due. Esattamente. Un chilo e due. Per 57 sette. Cartellate. Un e chilo per 8-9 persone. 8-9, un chilo e due di farina. Sì, okay. Un chilo e due di farina. Si prende sta farina. Un chilo e due. Poi. Olio. Extravergine d'oliva. L'olio extravergine d'oliva. Olio d'oliva pugliese. Ma quanto bisogna metterne? Più o meno un 350 400 centilitri. Dobbiamo dirlo, centilitri. Centilitri. Sì. Ok. Quindi prendete poco più di 266 il misurino e 220 grammi d'olio. Ok. 220 grammi. Vabbè, io ho sbagliato di poco. Di poco. Usciva un impasto alla grande. Andiamo avanti. E adesso, dopo che aggiungiamo l'olio, aggiungiamo Ezio. Che cosa aggiungiamo? Ma questa è la tua ricetta. Lo so, ma la dovresti sapere a memoria. Certo che la so a memoria. Volevo vedere se fossi preparato, sì. Se fossi attento. Ci vuole anche il vino. Perché ti ho visto abbastanza accicciato. Allora, stavamo dicendo 350 grammi di vincocco. No, detto anche il vincotto. Okay. In Puglia lo chiamano il vincocco. Il vincocco. E, dopo il vincocco, cubi, ossia quanto basta. Che si può dire anche cumbi. Sì, il quanto basta. E, quanto basta, a proposito, stavo parlando appunto del miele. Sì. O del vincotto che l'abbiamo messo già prima sì. E una volta che noi otteniamo questo impasto attraverso questi ingredienti, possiamo passare al passo successivo, che è quello che distendere questo impasto. Questo impasto va lavorato, sì, con le mani. E poi, e qual è lo strumento? Quale strumento useresti, Ezio? È mia nonna. No. Sì, no, mia nonna mette. No, dicevo nonno. Ecco, il nonno. No, la nonna, perché la nonna assume con l'età un più tonda, ecco, diventa proprio una forma tipo Mattarello. Tipo nonna Luisa. Tipo nonna. No, quella è mia suocera, non va bene. Andiamo avanti, Ezio. Allora, eravamo rimasti alla nonna. Dai, la nonna stende la pasta con il mattarello.
in inglese ciao, hello. Vabbè, vabbè. Comunque, Ezio si stende la pasta, sì. Poi si prende quella farina, come si chiama?